me posti così mi fanno impazzire, veramente impazzire. Eccoci in questa seconda puntata del nostro Noi Siamo Solo Pescatori Tour 2024. Per questa sessione sono in uno degli ambienti più affascinanti, che più affascinano il nostro ospite, Marco Contaldo. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Siamo in primavera, siamo appena arrivati in questo che è un piccolo gioiello, uno di quei piccoli ambienti di campagna che sono l'ideale per iniziare le nostre sessioni a primavera. Ottimo. Le condizioni sono perfette, direi. Abbiamo già visto che i pesci sono attivi, direi. Super che attivi. Andiamo subito a montare il campo e a posizionare le canne. Eh? Direi di sì. Bocca al lupo, dai, Marco. Bocca al lupo. Posti come questo, quando è possibile, è meglio fare un po' di sforzo in più, portare due gommoni se stiamo a postare in coppia, in modo tale si coprano due aree direttamente, due guadini, due materassi e tutto doppio, perché almeno si possa essere rapidi e veloci a uscire sul pesce in partenza. Quindi ora finisco di gonfiare questo e poi s'attacca banda. Ecco, ambienti come questi sono probabilmente gli ambienti ideali per iniziare a pescare in primavera. Gli ambienti dove sicuramente la temperatura dell'acqua si scalda più rapidamente e le carpe si attivano più rapidamente rispetto ad altri ambienti. Questo piccolo lago è un gioiello, eh? Un gioiello in mezzo alla natura, un ecosistema che si è evoluto negli anni e che ha portato ad un buon accrescimento dei pesci. Ho visto c'è tanto alimento naturale qua dentro, Marco, eh? Tanto davvero durante tutto il corso dell'anno, con variazioni importanti, ma gamberi in primis, chiocciole, e poi comunque è un ambiente in cui tutto quello che scivola dalle sponde arriva in acqua nel sottoriva, quindi è bello carico di alimento per. Sì, è un ambiente che sembra apparentemente semplice, ma nasconde tante difficoltà. In ambienti come questi è importante saper scegliere il punto giusto dove posizionare la nostra esca, e anche la pasturazione gioca un ruolo importante. Sì, eh? Sì. Secondo me quando arrivi in un posto del genere ti devi rapportare sia sul periodo che sulla situazione, e quindi anche il discorso di non esagerare in certi momenti o di essere con la mano un po' più pesante in altri fa la differenza. E poi ovviamente la scelta dello spot è sempre molto limitata, perché ce ne sono tanti e sono ben concentrati. A volte un metro di differenza sia in profondità che in distanza dalla riva fa una differenza abissale tra fare partenze e magari fare un pesce occasionale. Casuale. Certo. Io penso che noi andremo a sfruttare una doppia profondità. Pescheremo sì in acqua bassa, ma anche negli scalini in profondità. No? Il periodo comunque primaverile ci impone, tra virgolette, di andare a ricercare i pesci anche in acqua bassa. Certo. Quindi caleremo in acqua bassa, ma sfrutteremo anche gli scalini in profondità. Il clima mi sembra che sia un clima doc per la primavera. Il clima è perfetto, è la primavera ideale, cioè sì. Siamo proprio nello sbocciare. Ecco, la primavera. Sì, siamo in periodo prefrega, probabilmente questo è uno degli ultimi momenti. E dove te la rischi? Sì. È la settimana in cui o fai bene bene o sei già arrivato col capello dopo, per cui starai a guardare un po'. Speriamo di fare bene. Speriamo di fare bene. Thank you.
ambienti del genere spesso non è importante l'utilizzo di un ecoscandaglio, in particolare in primavera, dove tendiamo a posizionare le canne in acqua più bassa. Tuttavia può essere comunque d'aiuto per cercare di individuare alcuni dettagli del fondale, come gli scalini che caratterizzano questi ambienti e spesso sono punti di passaggio e di alimentazione importante per le carpe. Ecco, l'ambiente è caratterizzato da un'abbondante presenza di gamberi, ma soprattutto di tartarughe acquatiche. La tartaruga è spesso un problema, specialmente in questo periodo che la temperatura dell'acqua si sta alzando lentamente, anche le tartarughe iniziano a riattivarsi. E di conseguenza abbiamo scelto in un certo senso di escludere parzialmente l'utilizzo di boilers, concentrarle principalmente solo per la pasturazione, mentre per gli inneschi siamo andati sul classico innesco a Tiger. Tiger, un piccolo dumble per bilanciare l'esca e tenerla sopra la linea del fondale, anche se qui il fondale non è particolarmente melmoso, è un fondale abbastanza compatto, ma comunque un'esca del genere diventa più visibile e ami di grandi dimensioni. Le carpe in questo periodo sono abbastanza voraci, quindi tendono ad alimentarsi senza troppi problemi, e soprattutto ci sono degli ostacoli, e quindi fa avere una presa salda sulle labbra del pesce con un amo di grande dimensione è molto importante se occorre forzare il pesce. Non c'è vento, riusciamo a calare in modo perfetto. La posizione di calata deve essere sempre con il piombo verso il nostro body. In questo modo noi andiamo a distendere il terminale dalla parte opposta, evitiamo grovigli durante la calata. La scelta del posto in ambienti come questo ricopre un ruolo fondamentale. Quando affrontiamo ambienti così contenuti dobbiamo valutare tanti aspetti. Prima fra tutti le traiettorie che le nostre lenze percorrono dai nostri picchetti fino ad arrivare al punto di calata. Dobbiamo necessariamente evitare che i fili e le lenze vadano a passare sopra qualche ostacolo, perché durante il recupero del pesce tutto diverrebbe più difficile e uscire in barca e combattere un pesce tra gli ostacoli in ambienti così contenuti vuol dire perdere almeno le 4-5 ore successive di pesca. Il lago sicuramente si bloccherebbe. Abbiamo quindi scelto questa postazione, una postazione non comodissima. Abbiamo dovuto montare il campo base sopra a diversi metri dall'acqua,
e posizionato i picchetti sotto. Una canna l'abbiamo messa sopra proprio perché è posizionata vicino agli ostacoli e quindi avendola vicino al campo base riusciamo a afferrare il pesce più rapidamente e a staccarlo subito dagli ostacoli. È un percorso che va fatto con attenzione dal campo base fino alle canne, specialmente di notte. Infatti abbiamo montato anche delle corte per aggrapparci durante la notte. Bisogna prestare sempre comunque attenzione perché è un ambiente scomodo, difficile. Spesso ambienti come questi sono scomodi, ma la giusta scelta nel posizionare il campo con tutte le precauzioni del caso porta sicuramente ad avere qualche cattura in più, perché andiamo a disturbare meno l'ambiente del lago. Perfetto, pezzettino di floor carbon robusto che mantiene la curva in modo tale che quando allama profondo, e ami con poche seghe, curva chiusa, che quando entrano bene. Mi sa che iniziamo ad avere delle tartarughe in zona, ma siamo più svelti delle tartarughe, sicché vieni qua. Pesce, bel maschione, siamo a ridosso di un periodo importante per loro, sono pieni, nervosi, tirano forte, quasi come pesci di fiume, è ancora enorme in questa zona, quindi veramente un gran bel pesce, nero completamente, addirittura sotto pancia si vede ancora meglio, sembra quasi con gli stessi colori di uno specchio, e pinne giganti, un bel maschio. Riesce a calare perché ovviamente non si sta a aspettare tanto dopo è partito un pesce, il tempo di fare le foto e il rilascio. Il punto è buono, i pesci si muovono in una parte piccolissima di questo ambiente, quindi meglio mettere un paio di canne lì senza che si diano fastidio. Sono calate abbastanza simili, quasi gemelle, la differenza è che questa è più predisposta a entrare dentro le piante, quindi bisogna essere in capellino più svelti, essere svelti non è proprio sempre semplice, ci sarà una bella discesa.
però si va su 2,5 metri d'acqua, è il momento in cui stavamo andando. Stanotte probabilmente ci si sposta, al contrario di quelli che tanti pensano, in un'acqua molto più profonda, 3, 4, 7 metri, perché finiranno di fare questo passaggio, come cambia la luce smettono di passare su questa zona. Quando si viene in posti di questo tipo, generalmente ci si abitua a pescare come se è pescato la prima volta, magari anche abbastanza comodi perché comunque sono posti piccoli, arrivi velocemente a portare le cose, però le situazioni cambiano. E quindi a questo filo, ad esempio, siamo montati molto alti rispetto all'acqua, una canna alta, due sotto, e le altre tre di lato. Bisogna adeguarsi semplicemente perché il bello di questi posti sono boschi, è quel che c'è intorno. Se inizi a tagliare, a segare, a portare via, rimangono dei capini d'acqua. Quello che ti ci tiene volentieri, considerando che comunque non sono posti difficili, ultra tecnici, non sono grandi ambienti, è proprio il distacco dal resto. Non c'è un rumore, la strada bene o male non è mai attaccata, anche se qui è vicina. Sei nel mezzo alla natura, nel senso più sereno del termine, senza tante giochesse, senza tanto wild, perché alla fine siamo con delle tende comode, con dei lettini ultra comodi, lampade, vestiario, siamo a pesca, non siamo in guerra. Però fisicamente nel tempo ti mettono alla prova, quindi credo siano proprio l'emblema della palestra di pesca. Si fanno bene da ragazzi, fanno bene quando siamo in forma, si fanno bene se si ha le gambe buone e poi comunque a volte tiri fuori dei pesci che non ti aspetteresti. Più sono ben tenuti, più sono inglobati nella natura e più ti godi il posto che è intorno. E allora tranquillità si vede tante cose anche dal cane, che come vedete è appena sereno. Oltre alla bellezza di stare in un posto del genere nel 2024, in cui questi posti spariscono 1, 2, 3% motivi. Nelle nostre zone sta sparendo pezzi di fiume, a volte il lago si rompe, così via dicendo. Quindi senza la pretesa di essere a fare chissà che pescata epocale, però sono dei gran posti per imparare a pescare un po' in tutti i modi e divertendosi con un amico, in tranquillità, niente fuochi, niente sudicio. Quello che ti rimane è sempre comunque un ricordo piacevole di un paio di giornate passate fuori in primavera. Veroli! Calata prima che arrivi buio, almeno si va tranquilli sopra, rimessa nel solito punto un pelino più fonda, c'è un po' di sporco a galla, normale perché è la stagione dei pioppi, quindi c'è un po' di cotone, però dovrebbe essere buono, nell'arco di un'oretta e mezza si dovrebbe pulire, c'è anche un filino di vento, quindi è perfetto quel punto. Dovrebbe essere tutto a posto per fare un altro pesce. Thank you.
Abbiamo atteso l'alba perché specialmente in questo periodo c'è una forte escursione termica e è il periodo in cui l'escursione termica è da sfruttare a nostro favore per cercare di catturare qualche carpa in più. Abbiamo atteso che il sole fosse alto, ora la situazione è più tranquilla e iniziamo a ricalare le canne. In ambienti così è sempre importante limitare il rumore. Muoviamoci sempre con il gommone in modo lento per evitare di disturbare i pesci, perché comunque l'ambiente è contenuto, in primavera ogni momento è quello buono, quindi massima attenzione al rumore sia a terra che col gommone. Ecco, è primavera. E come di consueto, come ogni anno, in quasi tutti gli ambienti la superficie dell'acqua è ricoperta da fiori di pioppo. Per trecciati, anche monofili a volte, è un problema perché si vanno a creare dei fiocchi sul mulinello e bisogna fare attenzione perché poi dopo, quando questi fiocchi vanno ad asciugarsi, a seccarsi, creano dei punti d'impatto sul filo e spesso creano problemi anche durante il recupero del pesce, quindi bisogna cercare di toglierli il più possibile cercando di far oscillare la treccia con degli strattoni sull'acqua. La sessione va decisamente bene, le ore che abbiamo passato hanno fruttato dei gran pesci, ci siamo divertiti sinceramente. Aver posizionato il campo base, aver scelto con un'ottica di conservazione anche nel non dare disturbo al posto è stata un'idea corretta. È una cosa che consiglio sempre quando si arriva in qualunque posto di pesca, di non avere furia. Partire dal montare in modo tale da essere comodi, in modo tale da essere sicuri, che farsi male a pesca non è mai una bella cosa e io purtroppo un paio di esperienze in questo senso l'ho avute. Diciamo che in 30 ore quello che doveva uscire è uscito, siamo a ridosso di un momento in cui potrebbe finire all'improvviso la magia della primavera, iniziare un periodo per le carpe in cui sono più attente ad altro, diciamo, che a nutrirsi o a cascare sugli inneschi. E a questo punto quello che rimane è semplicemente godersi le ultime ore di questo sole che inizia a spingere, sperando che un paio di pesci di quelli che in questo momento stanno già rientrando nelle zone di pasturazione dove abbiamo calato si decida a darci una soddisfazione ulteriore. Il giochino delle corde, dei passaggi studiato bene, ci ha portato ad arrivare velocemente sulle canne e a non avere problemi né nel recupero né nel combattimento, e quello che resta è semplicemente da godersi le ultime ore in tranquillità, dopodiché smonteremo il campo e quando andremo via di qui non si vedrà nemmeno un'impronta in terra, che è forse la cosa più soddisfacente del pescare in posti del genere. Thank you.
Colori stupendi, ragazzi, questi pesci. Ecco, Marco è probabilmente in Italia uno fra i pescatori che più ama ambienti come questo e più ama tutelare ambienti come questi. Ci si prova, ci si prova. Noi sapete che insomma i nostri video, i nostri tour nascono comunque per portare i pescatori a pesca e fargli conoscere nuovi itinerari in tutta Italia, principalmente in acque libere, in ambienti liberi. Diciamo sempre dove andiamo, tranne quando affrontiamo ambienti così. Queste piccole cave, questi piccoli sbarramenti di campagna hanno delle caratteristiche diverse rispetto ad altri ambienti, delle caratteristiche che impongono una certa tutela dell'ambiente. Noi affrontiamo questi posti per farvi vedere come li affrontiamo, che tecniche utilizziamo, che pesci ci sono. Ma non vogliamo portarvi a pesca qui, perché ambienti come questi si trovano spesso dietro casa. L'ottica di fare video in ambienti come questi è mostrarvi diverse situazioni di pesca e farvi vedere come noi le affrontiamo. Le affrontiamo in base a quelle che sono le nostre esperienze, ma sono ambienti che comunque vanno in un certo senso tutelati, perché comunque non reggerebbero una forte pressione di pesca, no Marco? Peggiorerebbero nel tempo. Sì, sì. Il concetto è che ce ne sono talmente tanti che non ha un senso nello specifico indicarne uno o due o tre o dieci. Ha un senso mostrare la possibilità che magari a due passi da casa, qualche chilometro, a mezz'ora di macchina, con un minimo di sforzo, un po' di ricerca, un paio di sopralluoghi, una persona si faccia un'idea e poi provi. Anche perché quella cosa lo porterà quasi di sicuro a cercarne altri, evitando quindi il fatto di essere costantemente in uno o due posti. Ti si amplia il raggio di possibilità,
non hai il problema di trovarci qualcuno, e quello è il motivo per cui non è un discorso di gelosia. Se trovi qualcuno, saluti con la mano e te ne vai, gli lasci godere la sua pescata. E l'unica cosa che devi far capire davvero è che come arrivi e trovi, molli. Quello è la cosa che veramente fa la differenza tra tutela e non tutela. Non si tratta di segreti, i segreti sono di Pulcinella. Apri un satellite su una provincia, troverai mille acque possibili da pescare di ogni tipo. Le acque in cui peschi non devono subire una promozione di cui non hanno bisogno. Quello di cui hanno bisogno è che le persone siano invogliate a pescare anche in questi posti, per non essere mentalmente costrette al discorso del oddio dove vado se non trovo posto lì. Sì, sì, perché poi, come vi abbiamo fatto vedere anche in altri video, non solo in questo, ambienti del genere nascondono pesci importanti, di tutto rispetto, importanti, difficili da fare anche in altre acque, sono difficili da fare anche in ambienti come questi, però ci sono. Quindi tutto sta nell'impegnarsi, nel cercarli, nel trovarli e nel provare ad andarci a pesca. Marco non è finito qui per caso, no? Comunque lui ha scelto, ha visto, è venuto a studiare il posto, ha visto i pesci e ci è venuto a pesca. È un percorso che va fatto. Ovvio, a tutti piace trovare tutto e subito, ma spesso non è possibile. Quindi l'ottica di questi video in ambienti così, dove non vi diciamo dove siamo, sono ambienti che sicuramente chi c'è stato lo riconosce, chi non c'è stato non deve venire qui, deve trovare questi ambienti vicino a casa, perché in Italia ci sono decine, centinaia, migliaia di ambienti come questo, che aspettano di essere pescati. Sono ambienti che in un certo senso sono dimenticati dalla massa dei carpisti, che tende a scegliere acque sicuramente più blasonate, ma qua dentro e in migliaia di altri ambienti in Italia ci sono pesci importanti e di tutto rispetto. Sì, se posso aggiungere una sola cosa, arrivi al punto in cui hai un budget di laghi utili, comodi, anche pratici per fare dei bei pesci, quando ti sei sorbito anche un centinaio di posti in cui magari hai fatto una notte con pesci da 2 kg. Il trucco è quello, anche perché non sai mai nel corso di decine di anni in quale lago con pesci da 2 kg non ci sia nel mezzo una nave e magari è nata 30 anni prima. E la sorpresa e la soddisfazione di fare un certo pesce la prima volta, magari non quando hai già pescato in quel posto, è una soddisfazione importante. Sì, pesante. Anche perché ormai ambienti come questo hanno 50, 70, iniziano ad andare... Hanno decine di anni. Eh sì, quindi i pesci nel tempo hanno avuto l'opportunità, il modo di crescere, gli ecosistemi cambiano. Ambienti dove magari 20 anni fa c'erano pesci da piccoli, oggi... Nascondono qualche bella sorpresa. È stato sicuramente un giorno molto impegnativo, i pesci hanno iniziato a rispondere, abbiamo finito di riposizionare gli inneschi e ora ci prepariamo per la notte, speriamo che continuino a rispondere anche durante la notte.
Olle. Lo scambio termico previsto dell'alba, abbiamo fatto una gran regina, messa in sacca al volo ora perché voglio riandare a calà, voglio pescare e poi dopo vediamo il pesce, un gran bel pesce, volo a ricalare. È stata una notte particolarmente fresca. I pesci, come immaginavamo, hanno risposto nella tarda sera e questa mattina durante proprio l'escursione termica. Ora ci prendiamo un bel caffè con Marco e poi vi facciamo vedere questi due splendidi pesci. Pescata un pesce così e quelli prima, tanta roba. We'll be right back.
E direi che con una sessione così il bagno è assicurato. È assicurato, eh? Con queste due splendide regine concludiamo qui questa straordinaria sessione. Tanti bei pesci, ambiente incantato. Ci siamo divertiti. Ci siamo veramente divertiti. Ci siamo divertiti fra amici. E questo deve essere lo spirito del car fishing, esatto. Il divertimento. Divertimento in ogni condizione, in ogni situazione. Sia se si catturano i pesci che non si catturano. È stata una bella sessione, Marco. Gran sessione. Gran ragazzi, sessione. Io direi che a questo punto concludiamo questa seconda puntata del nostro Noi Siamo Solo Pescatori Tour 2024 e ci vediamo con le prossime puntate sempre sullo stesso canale. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Marco, grande. Grande.